Nel giugno del 2015 la Regione Lombardia ha licenziato il PEAR, il Programma Energetico Ambientale appunto di Regione Lombardia. Un programma nuovo, molto innovativo, che parte prima di tutto dalla volontà di anticipare quello che è il contenuto della direttiva degli edifici ad energia quasi zero, che contrariamente a quanto avviene non solo nel resto d'Italia ma anche nel resto d'Europa, in Regione Lombardia è in vigore dal 2016, che ha portato l'emanazione della legge Luce, quindi della legge contro l'inquinamento luminoso con tutti gli interventi ivi previsti, con una considerazione fondamentale: la legge per i principi fondamentali e poi tutto ciò che è tecnico demandato ai regolamenti per star dietro a una vita che cambia e a un mondo che si evolve così in fretta. All'interno del PEAR e della legge Luce in particolare è stata prevista la sostituzione del famoso PRICCAT, cioè del piano per l'illuminazione comunale, con il DAIE, cioè il documento per l'analisi degli impianti sostanzialmente elettrici, che permette, che è un documento, quindi che è uno strumento molto più agevole e molto più facile da realizzare e soprattutto da gestire, che permetterà di monitorare prima, dopo e durante e dopo gli interventi appunto di efficientamento e i risultati ottenuti. Accanto a questo il PEAR ha previsto tanti interventi finanziari, uno tra tutti il bando per l'efficientamento dell'illuminazione comunale, che uscirà da qui a pochissimi mesi in Regione Lombardia, vale qualcosa in totale come 45 milioni di euro che mettiamo a disposizione dei nostri comuni per efficientare il sistema di pubblica illuminazione, ma anche per offrire tanti servizi in più ai cittadini. Sappiamo tutti che nella nostra società risparmiare energia e soprattutto consumarla meglio è un imperativo civico per tutti, per abbassare le soglie di inquinamento e preservare il pianeta. I comuni sono in prima fila, in prima linea, nello sforzo di adeguare sia gli edifici, sia gli impianti di illuminazione ad una situazione più moderna, più smart e meno energivora. Per fare questo bisogna passare attraverso diversi aspetti e anche molte difficoltà con i soggetti gestori uscenti, piuttosto che con le aziende che si propongono. Allora, come ANCI Lombardia, chiediamo in modo particolare che una semplificazione delle norme che permetta agli amministratori di potersi assumere la responsabilità delle scelte in modo chiaro e limpido, un sostegno ai comuni che devono riscattare gli impianti per poter poi fare le gare per bandire il servizio, e infine un supporto ai comuni attraverso la nostra società partecipata, ANCI Lombardia, per i comuni che vorranno seguire il consiglio che diamo di fare il project financing come strumento per efficientare e migliorare l'illuminazione pubblica, ovviamente sopra una certa soglia.